Mi sono reso conto che su YouTube manchiamo soltanto noi nel fare l'intervista doppia. L'hanno fatta praticamente tutti. E quindi intervista doppia. Nome: Lorenzo. Giulia. Cognome: Ostuni. Penna: Nickname: Favij. Giulia Penna. Età: L'età a una donna non si chiede, quindi lascerò questa incognita. 22, anche se ne dimostro 16. Da dove vieni? Da Roma, che non si sente. Torino. Quanto sei alto? 1,81. Tanto. Le tue fobie? Ho paura delle api. I ragni mi fanno veramente... cioè, devono morire tutti. Soffro anche un po' di vertigini, quindi ragni mentre faccio il paracadutismo. Come vi siete conosciuti? Ma sai che non me lo ricordo? Non me lo ricordo, zero. Ci siamo conosciuti in agenzia. Diciamo, abbiamo approfondito la nostra conoscenza sul set del videoclip Tu sei di Gabri Ponte. Tre aggettivi per descrivere l'altro. Allora, è simpatico, è un bel ragazzo, è una persona sincera. È pazza, altruista e viola. Pensi che Favij sia un bravo youtuber? Assolutamente sì. Sì. Pensi che Giulia sia una brava cantante? Sì. Mo dovete di voi questo. Io ci ho messo del mio poi. Chi di voi guadagna di più? Io di sicuro no. Io. Chi è il più bello? No, non lo so. No, cioè, come non lo so? No, io no. Io. Chi è il più timido? Io. È lui. È timido, dai. Sei timido. Chi bacia meglio? Io. Vabbè, io come faccio a giudicarmi da sola? Né che mi posso baciare da sola, quindi non lo so. Siamo bravi entrambi. Milioni di persone vi hanno visti in un bacio lungo e appassionato nel videoclip di Gabri Ponte. Com'è stato baciare l'altro? Bello. Cosa devo dire? Bello. Una bella esperienza. È stata una bella esperienza. Comunque ne era solo uno, erano di più messi insieme. Ecco, vedo sto scoop. Quante volte hai volutamente sbagliato la scena? No, vabbè, mica se sbaglia una baciata. Tutto spontaneo. Tante, troppe. Bacio alla francese? Sì. Che vuol dire? Cosa hai pensato quando Gabri Ponte ti ha chiamato? Che figata! Poi quando ho saputo pure che c'era Lorenzo ho detto triplamente che figata. Che me tocca fa per limonà. Il video del quale sei più orgoglioso? Ma è Haters in Italia. Tutti i miei videoclip musicali, soprattutto dietro di me. Se non avessi fatto quello che fai, cosa avresti fatto? Credo montatore video. La cantante, sempre. Lo facevo prima, faccio adesso, lo farò per sempre. Quanti sono i sette nani? Sette, ma hai detto te. Otto. Come si chiamano? Cucciolo, Mammolo, Brontolo, Eolo, l'altro non mi ricordo proprio. Eolo, Mammolo, Pisolo, Dotto, non lo so. Il tuo cantante preferito? Michael Jackson. Cristina Aguilera in assoluto perché ci sono cresciuta, poi che posso dire, Freddie Mercury. Il tuo attore preferito? Angelina Jolie. Oddio, Kevin Spacey. Il tuo colore preferito? Rosso. Il viola. Vasca o doccia? Vasca. Vasca. Mare o montagna? Mare, assolutamente. Pure se sto bianca come un cadavere. Montagna. Fabri Fibra o Gigi D'Alessio? Fabri Fibra. Ma Gigi, io lo amo, non si può fare altrimenti, Gigi. Rihanna o Beyoncé? Rihanna. Rihanna. Magalli o Mengacci? Chi? Non ho idea di chi siano. Mi dici la capitale della Francia? Parigi. Parigi. La capitale della Germania? Berlino. No, dai, non così, aspetta, non mi viene. Berlino. La capitale della Spagna. E Madrid. Madrid. Ci ho avuto un attimo di tra Barcellona. Mi dici la capitale di Mosca? Mosca, cioè Mosca è una capitale. Mosca è la capitale della Russia. Bravi, vi facevo un po' più stupidi. Prova a contare fino a 10 con la numerazione binaria. Ma sei scemo? Ho studiato anche informatica, non lo so. Binaria? Facciamo un giochino? Quanto fa? 2 più 2? 4. 4 più 4? 8. 8 più 8? 16. 16 più 16? 24. 15 e 18, quanto fa? 16 più 16? 32. 32. Pensa ad un numero tra 12 e 5. Fatto? Sì. Il numero è 7, vero? Com'è possibile? Com'è possibile sta roba? Oh mio Dio! Fatto a saperlo. Stavolta vi ho fregati. Fai un rutto. Non ho l'unico maschio che non ha la capacità di ruttare a comando. Oh, questo era bello tondo. Mi canti un pezzo dell'ultimo singolo di Giulia Penna dietro di me. Puoi aver fortuna, ho capito perché cammini sempre dietro di me. Ma perché devo fare ste cose, dai? Io non ho ancora capito perché cammini sempre dietro di me. Fai un saluto all'altro. Ciao altro. Ciao. Fai un saluto a chi ti sta guardando. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.
Non avete visto questo video. Quindi ragazzi, questa era l'intervista doppia mia e di Giulia. Non pensavo mai nella mia vita di fare un video del genere. È stato molto più divertente di quanto pensassi in realtà. Comunque ragazzi, prima di concludere direi di mettere il momento pubblicità, perché nell'intervista doppia c'è sempre la pubblicità dopo. Potrebbe darsi che ultimamente abbiate visto il mio faccione sopra la scatola di un tablet. Questo perché ultimamente sono diventato sponsor dei nuovi prodotti di Lisciani, che si chiamano rispettivamente il mio tab e il mio phone. Siccome voglio fare vedere a Lisciani che sono in grado di fare una pubblicità dove vi faccio vedere il funzionamento del tablet, a voi lo spot. Quindi, spero sia chiarissimo come si utilizza il tablet. Probabilmente alcune di queste scene le avete già viste in giro su internet, ma per quanto riguarda la scena del tavolo, almeno in quella sono stato originale. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io concludo qui questo vlog, intervista, spot di come usare un tagliere. Spero che il video vi sia piaciuto. Come se vi è piaciuto, commento e un mi piace. Anche i vari social come video trovate nella descrizione. Mi guardo in giro perché ogni volta non trovo il telecomando. Ecco, l'ho trovato, fortunatamente, almeno stavolta sì. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.